Adesso nel nostro collegamento in diretta da Pescara abbiamo Antonella Micoletti, so che affronterà un argomento di cui si parla ed è anche molto dibattuto e molto controverso, cioè quello degli orari di chiusura dei locali cosiddetti della Movida, o nuovi orari più ristretti per l'inverno, stabiliti e riconfermati dal sindaco Masci, nuovi orari che però non convincono per diverse ragioni. Allora, Antonella, vi vedo perfettamente in onda, raccontaci tutto e presentaci i tuoi ospiti. Buon pomeriggio Marina, sì, hai detto bene, hai riassunto benissimo l'argomento. Andrea Berardinelli ed io siamo nel cuore della Movida di Pescara in Piazza Muzzi, dove una quarantina di esercenti ha deciso di presentare un ricorso al TAR contro gli orari ritenuti troppo restrittivi da parte del comune. Il sindaco Masci ha detto che andrà avanti per la sua strada e magari se ne riparlerà per il Natale, ma gli esercenti, d'altro canto, vanno avanti per la loro strada. Come hai detto prima, la situazione è una situazione annosa, come dire, la convivenza tra esercizi commerciali e residenti per cercare in qualche modo di tutelare le esigenze degli uni e degli altri. Vicino a me ho il direttore di Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale, che ringrazio, e un esercente, un'operatrice commerciale, Antonietta Di Bello, che è titolare del ristorante Piatti. E proprio ad Antonietta io vorrei chiedere perché 40 operatori commerciali stanno per presentare questo ricorso al TAR. Allora, questi ultimi orari che ci sono stati imposti sono decisamente assurdi. E tenete conto che dalla domenica al giovedì sera noi siamo costretti a chiudere a mezzanotte, il che vuol dire che ad un avventore seduto che magari sta mangiando il dessert, io devo alle 12 meno un quarto cominciare a dire di alzarsi perché se ne deve andare. E non è così che si può pensare di lavorare. E queste scelte comporteranno, a nostro parere, oltre al danno economico che chiaramente viviamo perché abbiamo un orario che si sta restringendo sempre di più di lavoro, abbiamo anche, noi vediamo una prospettiva di desertificazione della zona, perché gli avventori perché dovrebbero essere incentivati a frequentarci e a continuare a frequentarci se a un certo punto dobbiamo mandarli via? Brevemente, Antonietta, poi voi mi ha detto prima, vi sentite discriminati perché diciamo che l'ordinanza riguarda soltanto dei locali di Piazza Muzzi e zone limitrofe, ma magari a qualche centinaio di metri più in là, beh, questa ordinanza non vale, è errato? Esattamente, l'ordinanza riguarda proprio la piazza, quindi la zona della piazza, via Piave, via Mazzini, via Cesare Battisti, via Poerio, dove ci siamo per esempio solo noi, quindi non so quanto rumore antropico possiamo effettivamente generare, e tutto il resto, quindi a 100 metri di distanza dal Corso Umberto alla piazza, a Corso Vittorio Emanuele, a via Regina Margherita, invece ha gli orari che ha tutto il resto della città, che comunque sono restrittivi in ogni caso, perché anche l'una e mezza per attività di ristorazione è decisamente un orario effettivo, effettivamente improponibile, che non esisteva neanche durante l'emergenza Covid l'anno scorso e che sicuramente non esisteva in epoca pre-Covid. E di questo vorrei parlare proprio con il direttore di Confartigianato Pescara Vianale. Da lunedì al giovedì la chiusura è a mezzanotte, giusto? Giusto, in questa piazza, per il resto è all'1:30. Noi abbiamo fatto notare più volte all'amministrazione che ci saremmo aspettati dopo il periodo Covid, dopo quell'anno diciamo, di chiusure alternate, una maggiore elasticità, flessibilità. Il paradosso è che sta accadendo il contrario. Gli orari di adesso sono più restrittivi rispetto al periodo precedente. Invece di aiutare e sostenere queste attività, che non dimentichiamocelo, queste attività hanno onorato i loro impegni in quell'anno di chiusura, quindi pagato gli affitti, le tasse. E nel momento in cui dovevamo aiutarli, noi gli diamo, diciamo, il colpo finale. Loro hanno riaperto con le loro risorse e quindi sono i veri artefici di questa, diciamo, di questa zona che è diventata una bomboniera. Non Antonella, si può potevamo più fare una continuare, domanda di al di là della chiusura? proposta che noi abbiamo fatto di questo periodo natalizio, che di riportare gli orari ad agosto, non si può più procedere in questo modo.
Direttore, adesso Marina vuole sì, brevemente fare una domanda. Perché Marina, siamo dimmi. Già fuori tempo. No, ci chiedevamo, certo, visto che certo, i provvedimenti certo. del sindaco sono presi sulla base dei dati ARTA ultimi che però riguardano il mese e di infatti, luglio, quindi quando d'estate c'è più rumore, tra l'altro ci sono le finestre aperte anche delle case, voi chiedete nuove rilevazioni sulla base delle quali puoi fare nuovi orari, brevemente. Ecco, e di questo volevo parlare brevemente perché purtroppo insomma il tempo a nostra disposizione è limitato. Marina dallo studio mi diceva i rilevamenti ARTA sono stati effettuati quest'estate sui decibel a luglio. Voi dite è passato un po' di tempo, la situazione è cambiata. No, ma si stanno prendendo decisioni sulla base di uno studio effettuato a luglio, in un momento storico particolare in cui venivamo dalle chiusure, quindi si usciva di più. Era tutto chiuso perché la riviera era spenta, le discoteche non erano aperte, per cui si era creato un imbuto particolare qui in questa zona. È totalmente cambiato, siamo in un periodo diverso. Non, se si dovessero fare ora proprio questi studi, sicuramente avrebbero dei risultati diversi, perché la zona, hanno riaperto le attività, si sono distribuiti in più parti della città, per cui il problema non è da proporre in questo momento. Ci si deve comunque, come noi abbiamo già fatto una proposta, non ancora formalizzata in realtà, su dei deor rimovibili per attenuare l'impatto acustico, ma non sono gli orari che risolveranno questo problema, anche perché lo studio dell'ARTA ha confermato quello che abbiamo sempre detto, cioè che i picchi di decibel si raggiungevano dopo la chiusura delle attività. Grazie direttore, vedremo cosa risponderà il sindaco Marina Carlo Masci. Io a questo punto, se non hai domande da studio, ti restituirei la linea, ringraziando il direttore di Confartigianato Fabrizio Vianale e Antonietta Di Bello, titolare del ristorante del locale Piatti. A te la linea.